quindi un termine, come già anticipato Luca, molto importante, un termine che dà un senso di strappo, no? Perché il concetto di ripudio nel diritto romano è il concetto del nostro divorzio, quindi un qualche cosa proprio che si strappa, quasi, no, emotivo e sentimentale. Ecco, partiamo da questo termine per incominciare ad analizzare quindi l'articolo 11 e tutto quel che ne ha di conseguenza sull'attualità. Grazie. Grazie, con piacere. L'articolo 11 chiarisce immediatamente due aspetti che non debbono essere trascurati, ma ancor prima utilizza, come è stato giustamente detto, un verbo che non è niente affatto tiepido. Ecco, è un verbo molto forte, come appunto ripudiare, che ha una connotazione al tempo stesso politica e morale. Ripudiare significa rigettare incondizionatamente con anche un giudizio morale rispetto a qualcosa che respingiamo in quanto giudichiamo immorale, illecito, ingiusto. Questo è il primo punto su cui bisogna riflettere e non è un caso, dacché la Costituzione, è superfluo ricordarlo, è stata scritta in un momento particolare, dopo i conflitti, dopo vicende che sono quelle che hanno caratterizzato con lacrime e sangue parte importante della storia novecentesca e quindi il verbo impiegato dai padri costituenti non è certo un verbo casuale. Ma non soltanto ripudia la guerra come strumento di aggressione, ripudia la guerra anche come strumento atto a dirimere le controversie internazionali. E questo è il casus che ci interessa probabilmente per dipanare la questione sulla quale stiamo ragionando. Perché molto spesso i sostenitori delle ragioni della guerra in corso, della guerra d'Ucraina, e soprattutto ça va sans dire dell'intervento a sostegno da parte dell'Italia, adducono come argomento quello secondo cui l'Ucraina è stata aggredita, l'aggressore ha sempre ragione, l'aggressore deve essere difeso e l'Italia giustifica la guerra come giustificata in nome della difesa. Qui c'è una serie di non sequitur in realtà nell'argomento, che è un argomento capzioso. Intanto la guerra di difesa ammessa dall'Italia è una guerra di difesa rispetto a se stessa e non rispetto ad altri stati, punto primo. E quindi se evidentemente viene aggredita la Somalia o la Cina o il Canada, l'Italia non è tenuta a intervenire semplicemente perché sono stati aggrediti questi stati. Per inciso, attualmente in corso nel mondo credo ci siano una cinquantina di guerre. Non risulta che l'Italia abbia attivato l'invio di armi e il sostegno perché erano stati aggrediti alcuni di questi stati a fronte di altri che erano aggressori. Anche questo è interessante. Tanto più che non si dimenticherà il fatto che anche nell'argomento che prima è stato addotto, patto atlantico, leggi relative all'Unione Europea, il paese in questione di cui stiamo discutendo, ammesso e non concesso che i trattati internazionali possano sopravanzare il testo della Costituzione, e già su questo si potrebbe aprire un capitolo, parlano di stati membri dell'Unione Europea e di stati membri della NATO. Nel caso specifico, l'Ucraina, allo stato dell'arte, non è stato membro né dell'Unione Europea né della NATO. Vero è che fa pressioni per esserlo, vero è che forse questa guerra rimanda anche non secondariamente all'esigenza voluta da alcuni degli attori sullo scenario internazionale a ciò che l'Ucraina entri e nella NATO e nell'Unione Europea, ma allo stato dell'arte non è. Quindi l'articolo 11, così come lo stiamo sottoponendo a esame critico, ci dice tante cose che non possono essere aggirate, non possono essere depotenziate richiamandoci ai trattati internazionali, siano essi il Patto Atlantico o la Costituzione europea. Intanto il ripudio, abbiamo già insistito su questo verbo, poi il ripudio come strumento anche atto a dirimere le controversie internazionali. Mandare armi all'Ucraina significa utilizzare la guerra come mezzo per dirimere le controversie internazionali? Chiaro che sì, questo è il punto fondamentale su cui bisogna portare l'attenzione. Significa promuovere la guerra come strumento atto a dirimere le controversie internazionali. E questo è il punto su cui crolla ogni altra narrazione, a mio giudizio. Si sta utilizzando uno strumento di guerra per dirimere una controversia internazionale di un paese aggredito, si dirà. Ma
Ecco, io sono d'accordo sul fatto che l'aggressore abbia sempre ragione, ma nel caso specifico bisognerebbe ragionare lungamente su come stiano i rapporti di forza e su chi sia, su chi abbia aggredito per primo, a chi. Perché ovviamente se noi guardassimo a una rissa scoppiata qua davanti e usciti tardivamente vedessimo uno dei due che assesta un cazzotto a un altro, diremmo ha ragione l'altro perché è stato aggredito. Ma se non avessimo visto quello che è accaduto prima, sarebbe una ricostruzione molto parziale degli accadimenti. E allora forse bisognerebbe risalire agli anni 90 e vedere come si sono sviluppati i rapporti sul piano internazionale fin dagli anni 90 e troveremo uno scenario molto più articolato rispetto a quello che viene ricostruito molto spesso in maniera superficiale e giornalistica, per cui c'è la Russia che aggredisce l'Ucraina. E questo è un altro tema ancora. Insomma, l'articolo 11 ci permette di toccare tanti temi e a mio giudizio ci impone l'obbligo di ripudiare la guerra come strumento per dirimere le controversie internazionali. Infatti, recentemente, durante un colloquio, un'intervista a cui ho partecipato, ho focalizzato l'attenzione proprio sui quattro verbi che compongono l'articolo, che sono il ripudia, il consente e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte chiaramente ad arrivare a raggiungere lo scopo che dovrebbe essere lo scopo appunto della pace o comunque. Ecco, in quali modi oggi si potrebbe intervenire per rendere efficace soprattutto l'ultimo periodo dell'articolo 11, che forse è un po' sottovalutato, o meglio, è forse poco letto e correttamente interpretato? Ma a mio giudizio bisognerebbe adoperarsi per promuovere tavoli di trattative e spazi di discussione. Questa dovrebbe essere la missione dell'Italia e dell'Europa, se di missione vogliamo parlare, impegnandoci in un termine forse un poco pomposo, ma buono a capire ciò di cui stiamo dicendo. L'Europa dovrebbe avere, si dice spesso, l'Unione Europea ci garantisce una autonomia, magari così fosse. In realtà l'Unione Europea non ci sta garantendo questa autonomia e ci sta ponendo al traino di politiche neoimperiali volute da Washington, che immediatamente sta utilizzando, anziché le armi della ragione, le ragioni delle armi. Ecco, noi dovremmo utilizzare soprattutto le armi della ragione ed essere finalmente e consapevolmente i portatori della nostra tradizione, che è la tradizione dell'Europa di Kant e della ragion critica, del dialogo e della pace. Se l'Europa avesse appreso qualcosa dalla storia del Novecento, sarebbe in prima linea nel propugnare la pace e non la guerra. Quindi l'articolo 11 in effetti ci dà qualche possibile soluzione anche sotto questo riguardo. Certo, è volutamente molto, molto vago nei temi e quindi bisognerebbe attuare un plus lavoro ermeneutico per decifrare e per proporre possibili applicazioni di quella parte. Quel che è certo è che allo stato dell'arte sembra che sia stato completamente obliato quel passo dell'articolo 11 e che tutta l'argomentazione, come già ricordavo, ruoti intorno al fatto che la guerra diventa giusta perché è in difesa di un aggredito. In fondo è questo l'argomento che si utilizza e che abbiamo sommariamente provato a decostruire poc'anzi. Ecco, allora, l'Italia ha principiato la partecipazione con un primo decreto legge, il numero 14, dove inizialmente c'era soltanto un invio di un approvvigionamento di materiali, di spelletti, e invece un secondo decreto legge, il numero 16, dove invece c'è stato è stato aumentato questo nostro intervento perché abbiamo inviato anche armi, come avevamo già detto prima. Ora, è curioso che attraverso un decreto legge il governo italiano si sia inserito nell'ambito di questo conflitto, tutto sommato straniero, perché non direttamente ci dovrebbe riguardare, e con una modalità, a mio giudizio, non forse troppo corretta, perché se non ricordo male la Costituzione dice anche che
un eventuale ingresso in guerra dovrebbe essere soltanto nell'ipotesi di difesa, quindi se l'Italia dovesse essere eventualmente aggredita, perché chiaramente abbiamo a questo punto noi un nostro diritto dovere di difendere i confini italiani. Ecco, lo strumento del decreto legge, che ultimamente in Italia è forse utilizzato un po' in eccesso rispetto a quelle che sono le modalità anche di un intervento di questo tipo, no? Perché il decreto legge prevederebbe l'urgenza, la necessità e l'urgenza, cosa che forse in questo caso non ci sarebbe. È proprio così, e qui il tema per certi versi si trasla dall'ambito giuridico a quello filosofico anche, perché il tema dell'emergenza, che giustamente è stato evocato, è il grande tema con il quale dobbiamo confrontarci e con il quale ci stiamo confrontando già da 2 anni e mezzo ormai incessantemente. L'emergenza diventa un dispositivo che permette di fare cose che senza l'emergenza difficilmente verrebbero accettate e che invece l'emergenza rende non solo accettabili ma anzi necessarie. E allora prima era l'emergenza epidemica, adesso è l'emergenza bellica, ma mutatis mutandis il dispositivo che torna è sempre il medesimo. C'è l'emergenza, c'è la sicurezza di tutti e di ciascuno messa a repentaglio, sicché per provvedere a ragioni di sicurezza diventa nell'emergenza possibile fare cose che in una situazione di normalità mai si sarebbero potute fare. E questo dispositivo è quello per cui abbiamo visto alcune libertà fondamentali fortemente compresse in questi 2 anni e mezzo e stiamo vedendo ora decreti legge, come giustamente è stato detto, che con la ragione dell'emergenza attuano delle cose che probabilmente in una situazione di non emergenza sarebbero difficilmente attuabili e che poi producono anche tutta una serie di passaggi problematici, come abbiamo detto, ricordando ad esempio il fatto che questa vicenda è stata una climax di una scala crescente, per cui si è partiti, come si ricordava, da un certo punto, si è accresciuto e si va sempre più verso quella che viene chiamata la escalation, no? E a cui l'Italia sta dando il suo contributo, no? Tra l'altro, mentre stiamo svolgendo queste considerazioni, c'è stata, come sapete, l'esplosione di un missile in Polonia, che ha causato anche 2 morti e che ha attivato immediatamente una preoccupazione in tutti i cittadini del mondo, cioè il fatto che si potesse attivare l'articolo 5 della NATO, che prevede, come sapete, che se uno Stato membro viene aggredito, allora gli altri hanno il diritto dovere di intervenire per difenderlo. Poi, fortunatamente, dico fortunatamente non per i morti, che purtroppo restano tali, che il missile sia russo, ucraino o di quale altra nazionalità, per fortuna il missile non era russo, ecco, perché in quel caso si sarebbe... Tra l'altro, paradossalmente, il missile era ucraino, che pure in questo caso non è uno Stato membro della NATO, che però ha colpito uno Stato membro della NATO. Quindi c'è anche un paradosso non trascurabile sotto questo aspetto, su cui sarebbe interessante poi ragionare. Però, ecco, è proprio così, l'emergenza è il vero tema su cui bisogna ragionare, perché stanno saltando i dispositivi anche giuridici a cui eravamo abituati, no? Non solo, come giustamente è stato ricordato, il problema delle guerre preventive, che è un altro tema interessante. La modernità, se volessimo fare la storia della filosofia del diritto moderna, la modernità normava la guerra sempre, c'era lo ius ad bellum e lo ius in bello, cioè le motivazioni per cui si poteva legittimamente fare guerra e le cose che legittimamente si potevano fare in guerra, fino alle convenzioni di Ginevra. Adesso, dopo l'89, è saltato il paradigma, a deregolamentarsi non sono solo i mercati ma anche il piano dei rapporti internazionali, per cui c'è l'idea di guerra preventiva, ma la guerra preventiva è una guerra che per definizione si fa sulla base del sospetto. Ancora, c'è l'idea della giustizia infinita, che, come ci insegnano gli amici giuristi, è una contraddizione in adiecto, perché la giustizia è simboleggiata dalla bilancia, che implica tutt'altro che l'infinitezza, implica anzi un rapporto di equilibrio finito, e tante altre problematiche e questioni che riguardano il mondo contemporaneo e le nuove forme di guerra che lo attraversano. Dunque, volevo chiederti,
Sì, collegandomi all'aspetto dell'episodio del missile, diceva Eschilo che la prima vittima della guerra è la verità. Anche Churchill ha corretto questo principio dicendo che ogni verità nella guerra viene coperta da un mare di menzogne. Ci vedi delle analogie su questo? Beh, naturalmente diventa sempre molto difficile capire dove sia l'errore e dove inizi la cattiva fede delle persone. Naturalmente, non appena è caduto un missile in Polonia, subito si è pensato fosse un missile russo. E da un certo punto di vista poteva avere anche un senso immaginare a tutta prima che lo fosse. Dopodiché, ragionando a mente fredda, si potrebbe subito dire: ma perché mai la Russia dovrebbe mandare un missile sulla Polonia, ben sapendo le conseguenze anche a livello di opinione pubblica che ne scaturirebbero, evidentemente. Facendo una breve cronistoria di quel che è accaduto, cade il missile sulla Polonia, subito i giornali titolano missili russi sulla Polonia, tant'è che la prima pagina del Giorno, il giornale di Milano, l'indomani, titolava missili russi sulla Polonia. La differenza tra il cartaceo e l'online, come sapete, è che l'online si può cambiare di continuo, quindi diventa la riscrittura orwelliana della storia. Invece il cartaceo ha lo svantaggio o il vantaggio, a seconda dei punti di vista, di rimanere lì una volta che viene pubblicato, e quindi è uscita questa notizia. Ma dopo poco, in realtà, che si era appreso del missile caduto sulla Polonia, subito era apparsa anche in seconda battuta la precisazione: Mosca smentisce che i missili siano russi, no? E uno immediatamente pensa: sono in cattiva fede loro. L'indomani mattina il presidente Biden smentisce egli stesso che sono missili russi, e poi nel corso della giornata si passa ad ammettere apertamente che sono missili ucraini. Quindi vedete che siamo passati da una posizione alla sua completa negazione in neanche 24 ore. Ora, il problema del nostro tempo, tra i tanti, è quello che viene in filosofia chiamato il tempo della post-verità, no? Il tempo della post-verità. Cioè, l'epoca postmoderna è un'epoca che fa proliferare le immagini del mondo, e grazie alla mediatizzazione questo aspetto è destinato a incrementarsi sempre di più. Perché la realtà mediatizzata è una realtà che può intrattenere diversi tipi di rapporto con la realtà. La realtà mediatica è un'altra realtà rispetto alla realtà reale. Se io banalmente chiedessi a voi presenti questa sera: scattate una foto della realtà che state vedendo, ciascuno di voi scatterebbe probabilmente una foto diversa, quindi ci restituirebbe un punto di vista diverso sulla realtà, agendo in buona fede, naturalmente. E poi ci sono infinite variazioni di tutto questo, fino ai casi dei videogames spacciati per bombardamenti, a cui pure abbiamo dovuto assistere in questi mesi. La realtà è che la mediaticità ci restituisce sempre un frammento della realtà, spacciandolo per l'intero ed esercitando una forma che chiamerò della tirannia dell'indignazione. Se vi fanno vedere i risultati di una strage fatta dalla parte A, non facendovi vedere ciò che prima ha fatto magari la parte B o ciò che ha fatto dopo, è vero che vi stanno restituendo una parte di realtà, ma è un frammento che si autopresenta come intero e svolge una parte ideologica in tutto questo. Quindi è chiaro che il problema che sempre più dovremo affrontare è quello per cui il modo con cui raccontiamo la realtà non è un modo neutro, non è il modo neutro come lo racconta la Russia, ma non è neanche un modo neutro come lo racconta l'Occidente. Io sono d'accordo quando i media occidentali ci dicono che la Russia ci racconta le cose dal suo punto di vista, è verissimo. Il problema è che l'Occidente ci racconta le cose a sua volta dal suo punto di vista, e se c'è un conflitto è chiaro che il conflitto è anche tra punti di vista. Questo è il punto fondamentale. Lo sforzo teorico deve essere quello di provare a comprendere come sono andate realmente le cose. Per cui quello che manca in tutte le ricostruzioni da ormai, da quando è principiata la guerra ad oggi, è uno sguardo storicizzante. Cioè uno sguardo che ci permetta di capire come siamo arrivati fino a qui. Perché secondo la narrazione egemonica tutto è cominciato a febbraio con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ma
In realtà noi sappiamo che le cose sono principiate ben più indietro, come già dicevo, dagli anni 90 che si, di fatto si pongono in essere le condizioni di ciò che sta accadendo oggi. È inutile che giriamo intorno alla questione. Se noi guardiamo le cartine dell'Eurasia, come viene chiamata, dell'Europa e dell'Asia insieme, dagli anni 90 ad oggi, ci accorgiamo che non è la Russia che si è espansa, è l'Occidente a trazione atlantista che si è espanso. E questo è un dato di fatto che ci permette di ragionare intanto su un fatto: è l'Occidente che si è espanso e non la Russia. Alcuni a questo punto direbbero: ma sono i paesi dell'ex Unione Sovietica che sono voluti entrare nella NATO, non è stata la NATO a puntare le pistole alla tempia dei suddetti paesi. E qui bisognerebbe aprire un più ampio discorso su rivoluzioni colorate, su modi apparentemente democratici con cui sono state compiute azioni che democratiche non erano, su modi con cui c'è il controllo esterno dei governi e così via. E su questo si potrebbe aprire un ampio dibattito, naturalmente. Quel che è certo è che non è la Russia che sta cercando di colonizzare l'Occidente a guardare il diagramma dei rapporti di forza, ma è l'Occidente che si sta un poco alla volta prendendo gli spazi post-sovietici. E adesso il problema è che è arrivato di fatto a bussare alla porta del Cremlino. E questo è il punto, perché l'Ucraina è, come dire, l'ultima frontiera prima dell'ingresso della NATO, dell'arrivo della NATO ai confini con la Russia. Quindi, tornando al nostro articolo 11, giustamente prima lei riferiva che è un po' una norma un po' generica, perché è una norma programmatica, no? Quella che da un punto di vista appunto giuridico si definisce norma programmatica, perché sono quelle norme sicuramente più generiche e generali, all'interno delle quali poi occorre inserire dei contenuti e dei metodi. Abbiamo anche detto che in questo caso non c'è stato una diretta partecipazione parlamentare in questa decisione, perché abbiamo attivato le iniziative del governo attraverso decreti legge che però, bisogna darne atto, sono poi passati al vaglio parlamentare con la conversione di questi decreti legge in legge, perché non dimentichiamo che il decreto legge, proprio per la sua caratteristica di provvisorietà, perché ha una durata di 60 giorni, il contenuto del decreto legge, perché possa continuare a vivere, deve passare poi al vaglio parlamentare e quindi deve essere poi convertito in legge. Quindi dobbiamo anche dare atto che da un punto di vista formale si è poi diciamo regolarizzato quantomeno il passaggio parlamentare, e questo per evitare chiaramente che il decreto legge, quindi questo intervento, potesse poi diventare inefficace e a questo punto anche direi illegittimo, perché poi non ci sarebbe poi più stato il titolo in relazione al quale poter proseguire. Ecco, volevo un attimo adesso ampliare il discorso. È finito poche ore fa, direi, il G20, dove sembra che sia uscita ulteriormente rafforzata, no, questa unione a favore, in qualche modo, della difesa dell'Ucraina e di questa guerra, poi alla fine, che è in corso. Sì, è proprio così, ma del resto che ci volesse, o meglio che ci dovesse essere, una espansione della NATO verso l'Ucraina era chiaro già da molto tempo, come anche era chiaro che da lì dovesse incontrarsi, o meglio scontrarsi, il blocco orientale con quello occidentale. È chiaro che la situazione è quella per cui la marcia di espansione della NATO procede, e l'obiettivo ultimo è quello di andare a fare anche della Russia uno Stato allineato con l'ordine atlantico. La Russia è per questo radicalmente osteggiata dall'ordine atlantico, perché la Russia è non allineata rispetto a quell'ordine e si oppone, dopo le ingloriose vicende di Gorbaciov e di Yeltsin, con Putin la Russia ha iniziato a non allinearsi a Washington e anzi a opporre resistenze. È lì che comincia l'inimicizia tra Russia e Occidente a trazione atlantista dopo la fine dell'Unione Sovietica, è da lì, dal 99 essenzialmente. E quindi è chiaro che l'inimicizia continua, ma
tante piccole prove ne abbiamo, che ora vengono confermate dal G20 naturalmente. Il fatto che il presidente degli Stati Uniti appellasse Vladimir Putin un macellaio, con un lessico non propriamente diplomatico, è significativo, perché evidentemente la demonizzazione dell'avversario è il preambolo per la guerra totale. Questo lo aveva già scritto e detto molto meglio di me Carl Schmitt, quando diceva che la guerra totale presuppone il fatto che il nemico sia trasformato in nemico totale. Col nemico totale, sia esso il terrorista prima o Hitler o il nuovo Hitler che compare sullo scenario globale continuamente, c'è sempre bisogno di produzione mediatica di nuovi Hitler per giustificare la guerra totale, che è quella che rifiuta ogni negoziazione e che cerca unicamente la risoluzione mediante il conflitto. Per inciso, dopo la questione a tratti anche imbarazzante del missile in Polonia, gli Stati Uniti, che pure hanno riconosciuto non essere un missile russo, hanno apertamente detto, e la NATO segnatamente con il proprio segretario Stoltenberg ha detto, che il missile non è russo ma la colpa è della Russia. Ora capite che ancora una volta una logica claudicante troviamo, perché se il paese A e il paese B sono in guerra e il paese A colpisce un paese C esterno con un missile, diventa un puro non sequitur dire che la colpa è del paese B per l'accaduto. Al massimo si potrà dire che la colpa è del paese A e del paese B, che nel loro guerreggiare hanno determinato questa scena. Ma dire che la colpa del missile che A ha lanciato su C è di B è un puro non sequitur, che però è rivelativo del fatto che si sta cercando in ogni modo il casus belli. E allora qui forse più che nella sfera della geopolitica e del diritto internazionale ci si dovrebbe muovere nell'ambito delle favole di Fedro, in particolare in quella splendida favola che tutti ricordano del lupus et agnus, no? Il lupo che rinfaccia all'agnello di inquinargli l'acqua che sta bevendo, e l'agnello replica: ma come posso io che sono a valle inquinare l'acqua a te che sei a monte? A quel punto il lupo non fa ammenda, non riconosce il proprio errore, ma aggredisce direttamente l'agnello, come già aveva stabilito di fare, come aveva provato a giustificare in qualche modo. Ecco, questo è un po' lo scenario nel quale ci troviamo, in una guerra che dal mio punto di vista è già una guerra mondiale. Ha ragione Bergoglio quando dice che siamo già nella guerra mondiale. In realtà questa guerra mondiale è attiva già dall'89, io la chiamo la quarta guerra mondiale, la terza fu la guerra fredda, la quarta guerra mondiale è la guerra che la civiltà del dollaro ha dichiarato a tutti gli stati non allineati con il Washington Consensus, sempre secondo il medesimo canovaccio, che fosse l'Iraq di Saddam, la Libia di Gheddafi, l'Afghanistan, la Serbia di Milosevic. L'argomento era sempre il medesimo: c'è un dittatore iniquo, novello Hitler, e noi abbiamo il dovere morale di intervenire per liberare il popolo oppresso, dove naturalmente la liberazione si converte sempre, senza soluzione di continuità, nel passaggio a occidente del paese liberato, cioè nel suo transito sotto le insegne del libero mercato occidentale capitalistico. In Iraq nel 2004, venuto meno la dittatura di Saddam Hussein, ci fu un pacchetto di riforme, lacrime e sangue, neoliberali, che introdussero il libero mercato, privatizzazioni e quant'altro, che segnarono appunto l'opera di imperialistica occupazione di un paese nascosta dietro la foglia di fico dei diritti umani e dell'abbattimento del dittatore di turno. Ma è la storia di tutti questi conflitti, in fondo. La narrativa è sempre la medesima, è quella che il filosofo della politica Leo Strauss chiamava la reductio ad Hitlerum. Se tu riduci a Hitler il tuo avversario, stai giustificando il tuo bombardamento preordinato di tipo imperialistico come liberazione dal novello Hitler. E infatti Putin viene chiamato Hitler, curiosamente, no? Ma fino a un certo punto. Putin come nuovo Hitler, tra l'altro anche in una falsificazione totale della storia, ma anche questo fa parte di un regime
narrativo orwelliano. Noi sappiamo che la Russia è quella che ha liberato l'Europa dal nazismo, con buona pace della riscrittura americanocentrica sfociata poi nella pellicola La vita è bella, come sapete, in cui vengono mostrati i carri armati americani che liberano i campi di concentramento in Germania. Noi sappiamo che sono stati i russi, e adesso sentir dire che i russi sono i nazisti, da chi peraltro per lottare contro i nazisti russi finanzia, sovvenziona, appoggia e legittima gruppi apertamente neonazisti come il battaglione Azov, dipinto come una conventicola di Pi, lettori di Kant e della ragion pratica, e anche qui ci pone in una situazione davvero degna del peggior non sequitur. Però dicevo, questa quarta guerra mondiale adesso sta trovando il suo momento culminante, perché se è possibile per Washington fare strame di stati come la Serbia o l'Iraq, la Libia o l'Afghanistan, che pure non ha dato i risultati attesi, in vero, il problema si pone quando al cospetto di Washington ci sono la Russia di Putin o la Cina di Xi Jinping. Più precisamente, la Russia è l'obiettivo nel breve periodo, ma sul lungo periodo l'obiettivo sarà la Cina di questa nuova guerra mondiale. Non per caso Russia e Cina, che nella storia del Novecento mai avevano intrattenuto nessi saldi, anzi Mao era stato un critico dell'Unione Sovietica, come sappiamo, adesso Russia e Cina hanno di fatto intrattenuto una alleanza che meglio andrebbe intesa come una cordiale intesa, basata soprattutto sulla necessità di resistere insieme contro il comune nemico che un poco alla volta si sta facendo avanti. Infatti la narrazione occidentale che ci presenta la Cina come sempre lì indecisa se difendere la Russia o passare contro la Russia è ancora una volta una narrazione poco credibile, perché la Russia non passerà mai a difendere l'Occidente, per il semplice fatto che sa benissimo che dopo la Russia sarà il turno suo, e quindi ha molto più interesse a creare un blocco antagonistico rispetto a quello occidentale. E questo è il punto fondamentale su cui varrebbe ancora una volta la pena di discutere. Per inciso, se foste interessati al tema, l'avvicinamento tra Russia e Cina inizia dopo il 99. Nel 99 a Belgrado capita una cosa di una gravità inaudita, perché la guerra di Serbia, presentata come una guerra di liberazione e che in realtà produsse la più grande base NATO d'Europa, Camp Bondsteel, produsse il tentativo di fatto di annientare uno Stato molto amico della Russia e anzi di fatto costituente il possibile sbocco della Russia sull'Adriatico mediante la Serbia, accadde una cosa che molti magari hanno dimenticato: fu bombardata l'ambasciata cinese. Venne presentato come un effetto collaterale, no? Gli americani bombardarono l'ambasciata cinese, ci furono dei morti. Errore o avvertimento alla Cina, punto di domanda? Non lo sappiamo. In ogni caso, da quel momento Russia e Cina hanno iniziato ad avere l'esigenza di stringere rapporti tra loro in funzione difensiva rispetto a Washington. E quindi che il G20 di fatto certifichi quello che già era in essere non ci stupisce più di tanto, e sarà sempre più una climax che ci porterà sempre più verso il conflitto, ecco. Anche se poi quello che è accaduto in Polonia è stata un'uscita non efficace da questo punto di vista. Sul Financial Times è uscito un articolo in questi giorni in cui un funzionario della NATO ha detto che Zelensky si sta rendendo ridicolo e che dire menzogne di quel tipo è grave non meno del missile. Ha usato un'espressione di questo tipo, ecco. Zelensky, che doveva essere, come dire, io lo chiamo l'attore NATO con la N maiuscola per dire il ruolo che sta svolgendo in quell'area, comincia a tradire forse le attese, no? E qui da Fedro ci spostiamo a Collodi, Mangiafuoco, è colui il quale, dopo aver usato i burattini, quando non servono più, li dà in pasto alle fiamme, ecco. E chissà quali saranno gli sviluppi. Una cosa è sicura, si gioca una partita fondamentale in Ucraina. Il compianto Giulietto Chiesa disse che lì era l'avviamento possibile della nuova guerra totale fra Russia e Stati Uniti.
in effetti sembra che così sia, purtroppo. Sono sempre poi anche questioni economiche che chiaramente, no, sono alla base poi di tutti i conflitti, ma questo è una questione sicuramente storica. Faccio seguito a questo tuo ultimo intervento, visto che è stato citato Papa Bergoglio, mi ero segnata proprio due parole che aveva riferito in una conversazione di maggio. Sono contrario a ridurre la complessità alla distruzione tra buoni e cattivi senza ragionare su radici di interessi che sono molto complessi. Quindi è anche una questione culturale, cioè quanto l'informazione, o meglio la disinformazione, quanto oggi una mancanza di capacità critica ci fa vedere quello che è effettivamente in corso e quello che è un po' la nostra realtà, un po' in tutte le nostre sfaccettature della vita ormai quotidiana, no? Perché oggi parliamo di articolo 11, che è un articolo di cui probabilmente nessuno forse ne conosceva l'esistenza, se non chi chiaramente da costituzionalista o da avvocato o da giudice, no, ha a che fare con la materia, gli studenti dell'università. Però penso che l'articolo 11 non è certamente tra i più citati, no, nella quotidianità e tra le persone, ed è un articolo di cui tutti forse non avremmo mai pensato di doverne riparlare, no? Proprio perché ha questo incipit, no, del ripudio della guerra. Ecco, oggi invece ne parliamo, è diventato molto attuale e tutti hanno giustamente da dire la propria, no? Perché poi ormai, no, anche i social consentono, no, queste chiacchiere, no? Però ecco, anche dalle parole del Papa direi che c'è un problema culturale, c'è un problema di conoscenza, c'è un problema che mette proprio anche l'individuo di fronte alla necessità di dover conoscere, di dover forse anche studiare, perché oggi ci lasciamo un po' troppo trasportare da quello che ci viene raccontato. Alcune osservazioni. Intanto bisogna riconoscere che storicamente i papi sono state tra le figure più avverse alle guerre, questo va riconosciuto, quindi voci importanti, voci dissidenti rispetto allo spirito del tempo. Giustamente Bergoglio si è opposto a questa guerra, giustamente Wojtyla si era opposto vox clamantis in deserto alla guerra del Golfo del 91, e poi ancora tornando indietro abbiamo altri significativi esempi nel Novecento. È stata una voce importante quella di Bergoglio sotto questo profilo, anche perché ha usato un'espressione che forse è sembrata esagerata a taluni, ma che ci aiuta a capire lo svolgimento reale degli accadimenti. Ha usato l'espressione secondo cui la NATO aveva abbaiato ai confini della Russia già da tempo, abbaiato, ha usato questa espressione che nella sua semplicità coglie un punto essenziale, cioè il fatto che è vero, l'aggredito ha sempre ragione, ma chi è l'aggredito? Questa è la vera domanda. Certo che è da condannare l'aggressione della Russia all'Ucraina, certamente, ma non è forse da condannare anche l'aggressione che in questi anni ha subito la Russia, venendo sempre più avvicinata, venendo sempre più di fatto tradita negli accordi che erano stati presi al crollo dell'Unione Sovietica? Vogliamo parlare degli accordi che prevedevano che la NATO non dovesse estendersi verso Oriente? Vogliamo parlare degli accordi di Minsk? Vogliamo parlare di come sono state disattese puntualmente tutte le promesse fatte? Ecco, quindi d'accordo, l'aggredito ha ragione, ma chi è il primo aggredito in tutto questo? E quindi Bergoglio bene ha fatto a richiamare le ragioni della pace, come ci si aspetta che faccia un pontefice, almeno sotto questo profilo non ha disatteso, diciamo, Bergoglio quelle che dovrebbero essere le prerogative di un pontefice, e ha insistito sul fatto che non possiamo cadere in una metafisica ingenua del bene contro il male. Ed è curioso che a dirci questo sia un papa, o comunque un uomo di chiesa, poi se Bergoglio sia o non sia il papa è un altro discorso teologico e di diritto canonico interessante che non affronteremo in questa sede, ma è in corso un dibattito importante anche su questo, cioè se il papa sia ancora Ratzinger, che è il papa emerito, se sia Bergoglio, tutti e due, non lo affrontiamo in questa sede, ma è interessante notare che Bergoglio ha detto una cosa fondamentale: non si può risolvere una questione così importante con la semplicità dogmatica della contrapposizione frontale del bene contro il male.
dove ovviamente il bene è sempre l'Occidente per definizione, che in quanto bene è titolato a esportare il bene, a farsi garante del trionfo del bene nel mondo intero. Si possono qui citare alcuni passaggi di presidenti americani che suffragano questa interpretazione. Nel 97 Bill Clinton diceva essere gli Stati Uniti d'America l'unica nazione indispensabile, e dopo di lui Bush Junior diceva che è la nazione eletta da Dio l'America. Voi capite che se siamo eletti da Dio siamo il bene, e chi non si piega a noi è il male. Lo disse all'indomani del crollo delle Torri Gemelle Bush: è uno scontro di civiltà, o si è con noi o si è contro di noi. La guerra verrà portata alle sue estreme conseguenze contro il nemico. Quindi il bene contro the rest of the world. Chi non è con il bene è on the wrong side of history, per dirla ancora con il lessico anglofono. Ecco, però l'aspetto interessante è proprio questo, cioè il fatto che non possiamo cadere vittime di questa semplificazione per cui c'è il novello Hitler oppure c'è il principio metafisico del male contro il bene. E questo è un punto su cui bisognerebbe veramente ragionare. Quando si produce la mostrificazione di Putin, presentato come un tagliagole, presentato come un macellaio, parola di Joe Biden, quando si presenta la Russia come un popolo intrinsecamente guerrafondaio, da Dostoevsky da Tolstoi, Dostoevsky fino al direttore di concerto di Milano di qualche mese fa, che è stato, come sapete, ha subito una battaglia mediatica, aveva subito qualche mese fa. Ecco, c'è qualcosa che non funziona nella nostra narrativa, evidentemente, no? Quando si propone di togliere Dostoevsky dai corsi universitari, qualunque sia il giudizio che abbiamo sulla Russia, possiamo essere massimamente critici verso la Russia, ma l'idea di togliere Dostoevsky dai programmi dovrebbe far rabbrividire tutti indistintamente. Ecco, quindi benissimo ha fatto Bergoglio a sottolineare questo aspetto. L'articolo 11 in effetti è molto interessante, anche per i non costituzionalisti in verità, perché tocca temi di ampia portata filosofica, la guerra, ma l'articolo 11 in realtà già era stato oggetto di un dibattito anni addietro per la questione della sovranità, perché tocca anche la questione della sovranità, no? Ad esempio Luciano Barra Caracciolo ha scritto un ponderoso volume proprio a partire dall'articolo 11 per mostrare come l'Unione Europea così com'è è impossibile dal punto di vista della Costituzione italiana. In che senso? Nel senso che l'articolo 11 dice, tra le altre cose testualmente, che l'Italia non può cedere la propria sovranità, può limitarla, che è un'altra cosa però. Le parole pesano come macigni. Cedere vuol dire che non è più mia perché è tua. Limitare a parità di condizioni vuol dire che io mi limito nella mia sovranità a patto che tu stesso faccia altrettanto, ma non vuol dire che io do la mia sovranità a Bruxelles o a Berlino, a seconda dei punti di vista. Ecco, è ben altra cosa. E quindi l'articolo 11 in effetti è un articolo di importanza strategica nella nostra Costituzione. Voi sapete che è già da tempo in atto visibilissima una inimicizia fra il neoliberismo e la Costituzione italiana. Un'inimicizia che è passata anche da un tentativo di riforma della Costituzione nel 2016, un'inimicizia che, come hanno detto senza perifrasi i gruppi bancari che erano tra i promotori di questa riforma nel 2016, è una Costituzione troppo socialista quella italiana, con ancora troppa idea del pubblico, troppa idea dei diritti sociali, e quindi bisognerebbe riformarla, ritradurla in chiave neoliberale. Io credo che l'articolo 11 sarebbe uno dei più toccati se venisse applicata una riforma della Costituzione, proprio perché pone degli ostacoli notevoli al tema della guerra e al tema stesso dei trattati
internazionali dell'Unione Europea, e quindi è importante ragionare più che mai sull'articolo 11, e iniziative come quella che avete egregiamente organizzato oggi, secondo me, sono di grande importanza non solo per un pubblico di giuristi e costituzionalisti, ma per l'intera cittadinanza, per ragionare insieme su punti decisivi della nostra vita pubblica, perché la Costituzione è un po' laicamente quello che è la Bibbia per l'uomo di fede. La Costituzione è in qualche modo quel testo nel quale ci si riconosce, nel quale al quale ci si ispira, che fa un po' da fonte ispiratrice. Ecco, pensare che la Costituzione possa, ad esempio, essere messa a tacere perché ci sono altri trattati internazionali e farà brividire, se ci pensate. Perché mai la Costituzione dovrebbe, in caso di conflitto, di antinomia, come tecnicamente si dice, con un trattato internazionale, dovrebbe essa Costituzione tacere? No? È un tema fondamentale questo. Perché mai non dovrebbe il trattato internazionale subordinarsi alla Costituzione? Questo è un altro punto. Poi sul tema della guerra, ovviamente oggi in questa sede ci interessa la questione costituzionale. L'invio di armi all'Ucraina è costituzionale oppure no? Io credo sia incostituzionale, come ho cercato di dire, ma poi ci sarebbero anche altri argomenti. Ad esempio ci sarebbe l'argomento più squisitamente filosofico: cos'è l'Europa? È l'Europa semplicemente una propaggine di Washington, una colonia della civiltà del dollaro? È l'Europa il paese della guerra, o non dovrebbe essere invece l'Europa di Kant e di Husserl, l'Europa della pace, l'Europa del dialogo e del logos? Tema filosofico. Altro tema, se volete, più banalmente e banausicamente economico, utilitaristico: questa guerra conviene all'Italia? Perché bisogna ragionare anche di questo. Economicamente ha dei vantaggi? Le guerre si fanno sempre, da che mondo è mondo, purtroppo anche per interesse, no? Questa è la storia dell'umanità. Si può anche addirittura dire, e non è il mio caso, che la guerra sia positiva perché, come diceva Hegel, è il vento che impedisce al mare di imputridirsi, o perché permette di ottenere vantaggi economici. Ecco, ci porta vantaggi economici questa guerra, acclarato che è incostituzionale ed è filosoficamente da ripudiarsi, dal mio punto di vista almeno. Mi pare di no, alla prova dei fatti. Mi pare che le sanzioni alla Russia siano forse il primo caso nella storia umana di sanzioni che vanno a nocumento del sanzionante e non del sanzionato, e questo è un aspetto curioso. Del resto, se siamo al settimo, all'ottavo pacchetto di sanzioni, è perché forse non stanno funzionando poi così bene, a meno che il loro obiettivo non fosse quello di colpire il sanzionante e non il sanzionato. E qui si aprirebbe un altro scenario ermeneutico interessante, perché forse questa guerra è una guerra che viene condotta anche per spezzare il legame tra Oriente e Occidente, fra Europa e Russia, per rendere l'Europa ancor più docilmente allineata a Washington, sia sul piano geopolitico sia sul piano economico. Non dico nulla di nuovo. Già nel 2019 trovate sul Sole 24 Ore gli articoli in cui si ammette che gli Stati Uniti vogliono che l'Europa dipenda da Washington per il gas e non da Mosca. Già da tempo le posizioni molto disinibite dell'Europa verso la Cina, verso la Russia, non erano gradite agli Stati Uniti. Quando Frau Merkel osava un po' troppo guardare verso Mosca, scoppiò incidentalmente il caso Volkswagen in Germania, qualcuno ricorderà. Quando in Italia qualcuno osò un po' troppo guardare alla Cina o alla Russia, venne rapidamente fatto cadere un governo con modalità ancora oggi non chiarite, al di là delle dichiarazioni francamente poco credibili di chi lo fece cadere. Sono problemi non trascurabili questi, e possiamo dire che non sappiamo chi vincerà la guerra, sappiamo però già ora chi l'ha persa, e l'Europa ha perso la guerra. Questo è il punto inquietante e mortificante per noi. L'Europa ha perso la guerra perché si è condannata, e non l'ha persa solo economicamente, cosa che pure è evidente, l'ha persa anche geopoliticamente, perché si condanna a essere da possibile mediatore, da possibile luogo del dialogo e della relazione, si condanna a essere ancora una volta colonia di secondo ordine della civiltà del dollaro. Dico un'ultima cosa su questo tema, a proposito della guerra. Ecco,
il riferimento qui, dopo le favole di Fedro, concedetemi un altro riferimento letterario, manzoniano in questo caso. L'Europa recita la parte del famoso vaso di terracotta, che Don Abbondio diceva essere egli stesso, in mezzo a vasi pesanti, a vasi di alluminio, diremmo oggi, o di cemento armato, se preferite, che sono la Russia, la Cina da una parte, gli Stati Uniti dall'altra. E l'Europa si condanna a questo ruolo anziché fare l'unica cosa che dovrebbe essere intelligente, cioè mantenere buoni rapporti favorendo il dialogo, facendo quello che appunto si chiama tecnicamente il luogo del dialogo e dell'incontro, il dialogo della relazione diplomatica. Quando vediamo che anche la Svizzera abbandona la propria neutralità, quando vediamo che anche la Finlandia preme per entrare nella NATO, capiamo che il vicolo è cieco, letteralmente, e che l'Europa si è già condannata purtroppo alla sconfitta. Io ringrazio Diego Fusaro e a questo punto lascerei un po' la parola a voi, nel senso che abbiamo iniziato questo nostro incontro